Luca Barbareschi ha deluso le aspettative con il suo nuovo programma Se mi lasci non vale su Rai 2, che ha debuttato con soli 321.000 telespettatori e uno share dell'1,82%. Il reality, che mirava a esplorare le dinamiche delle relazioni normali, ha faticato a catturare l'attenzione del pubblico, sollevando dubbi sulle scelte delle coppie e sul formato del programma. Le scelte controverse di Barbareschi, come l'esclusione delle coppie gay a favore di relazioni eterosessuali tradizionali, hanno generato polemiche e interrogativi sulla sua visione inclusiva. Molti si chiedono se sia davvero il momento di tornare a rappresentazioni così limitate e se il pubblico sia interessato a storie di relazioni più convenzionali. In un contesto televisivo in continua evoluzione, dove i reality show si diversificano per attrarre un pubblico variegato, il programma di Barbareschi sembra non aver colto le nuove tendenze. Mentre programmi come Temptation Island continuano a dominare gli ascolti, la Rai potrebbe dover riconsiderare le sue scelte editoriali e puntare su contenuti che riflettano la diversità delle esperienze umane. In conclusione, il debutto del programma di Barbareschi ha deluso le aspettative, sollevando dubbi sulle scelte delle coppie e sul formato del programma. E mettendo in discussione la sua visione inclusiva in un panorama televisivo.